Il budget è uno strumento di controllo di gestione fondamentale perché permette di fissare gli obiettivi e di programmare gli investimenti del breve periodo, in linea con il piano industriale, e di monitorare l'esecuzione della strategia. Nonostante la sua importanza e nonostante sia diventato praticamente obbligatorio per legge, è ancora molto poco utilizzato dalla maggior parte delle piccole e medie imprese. In questo video andiamo a vedere cos'è il budget, come si prepara e come andrebbe utilizzato. Sono Giuseppe Di Domenico, sono un imprenditore e ho fondato una società di consulenza specializzata nella gestione finanziaria delle PMI e nella ristrutturazione dei debiti aziendali, la Di Domenico e Associati, che negli ultimi 10 anni ha lavorato con più di 1900 aziende. Prima di entrare nel vivo dell'argomento ti invito a iscriverti al canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti. Forse non lo sai, ma il budget altro non è che un bilancio previsionale, cioè un bilancio all'interno del quale rappresentare i risultati attesi sulla base della strategia che si vuole eseguire. Si costruisce esattamente come un bilancio aziendale, soltanto che il bilancio fotografa il passato, il budget rappresenta il futuro, gli obiettivi che intendi raggiungere nel breve periodo. Come il bilancio, un budget completo è costituito da 3 schemi. Il budget economico, il budget patrimoniale e il budget finanziario. Il budget è necessario per capire se l'organizzazione attuale è coerente con il raggiungimento degli obiettivi o se bisogna prevedere nuove spese o nuovi investimenti. Per esempio, se hai intenzione di raggiungere un più 100% di fatturato, avrai la necessità di fare diverse spese, ad esempio dovrai assumere nuove persone, dovrai magari utilizzare nuovi servizi, dovrai spendere più soldi in marketing e promozione. Di conseguenza, attraverso il budget riesci a calcolare se quelli che sono gli obiettivi in termini di risultati finali che vuoi raggiungere possono essere raggiunte con le risorse che hai a disposizione. E quindi ti permette di fissare in maniera quantitativa gli obiettivi e misurare nel corso del tempo se la strategia viene eseguita correttamente e se ti stai avvicinando al raggiungimento degli obiettivi oppure devi cambiare qualcosa nell'esecuzione. Inoltre, il budget ti consente di valutare le esigenze di finanziamento con largo anticipo e quindi di programmare le attività di ricerca di finanziamenti e di istruttoria delle pratiche con più tempo davanti, non dovendo fare le cose in fretta e furia. Ma come si costruisce il budget? Beh, il modo più semplice per farlo è partire dal budget economico e si può fare in 2 modi diversi: o si parte dai ricavi, quindi dalle previsioni sui ricavi, o si parte dalla stima sui costi. Di solito è meglio partire dall'analisi dei bilanci passati perché ti permette di fare alcune valutazioni sui trend storici consolidati e quindi di capire se quei trend possono essere sostenuti anche nel periodo futuro. Inoltre, se non hai a disposizione bilanci storici tuoi, puoi utilizzare quelli di aziende concorrenti per avere delle indicazioni di massima. Partire dai bilanci passati ti permette anche di capire meglio qual è la composizione dei costi e dei ricavi e dell'attivo e del passivo. Di conseguenza ti permette di capire meglio se i valori che vai a inserire nel budget sono coerenti con il tuo modello di business. Inoltre, partire da dati storici, magari scadenziati o su base trimestrale o addirittura su base mensile, ti permette di valutare la ciclicità dei ricavi e la ciclicità dei costi. Come definire quindi il budget? Beh, la procedura è molto semplice. Si analizzano le informazioni storiche e si fanno ricerche sui trend in atto e sui trend storici. Si definiscono in maniera realistica gli obiettivi. Si stimano le spese per la gestione corrente. Si definiscono le necessità in termini di investimenti e si analizza il fabbisogno di liquidità. Scendiamo ancora nel dettaglio della procedura. Quindi la prima cosa da fare è andare a definire i budget operativi, cioè i budget dei diversi settori dell'azienda. In particolare dovrai avere almeno un budget relativo all'area commerciale, un budget relativo alla produzione, un budget relativo agli acquisti e un budget relativo al marketing. Questi budget di settore ti permettono di avere una stima più accurata per ottenere il budget economico e il budget patrimoniale, dai quali potrai ricavare le informazioni per avere il tuo budget finanziario, che è l'ultimo prospetto che andrai a calcolare.
Dopo aver definito quindi i budget operativi, il passaggio successivo è la definizione del budget economico. Quindi, dopo aver valutato i ricavi previsionali, andrai a stimare i costi variabili connessi alla produzione e a stimare le spese fisse, in base alle spese che hai sostenuto nel passato e in base alle previsioni di investimento in asset, persone e servizi. A questo punto si passa al budget patrimoniale e quindi si vanno a stimare le rimanenze di magazzino in base al budget di produzione e alle stime dei ricavi, si vanno a stimare i crediti e i debiti commerciali in base alle dilazioni di pagamento concesse e ottenute e si vanno a stimare i budget per gli investimenti e i finanziamenti. L'ultimo passaggio è appunto quello della definizione del budget finanziario, che serve a verificare la sostenibilità dei programmi di investimento dell'azienda e a valutare il fabbisogno di liquidità. Si realizza ricavando i dati dal budget economico e dal budget patrimoniale e si parte dalla liquidità iniziale per arrivare alla liquidità finale. Se segui questo processo nella maniera corretta, avrai una visione completa previsionale dell'andamento della tua azienda. Potrai programmare le attività da realizzare, controllare i risultati intermedi e capire se stai andando nella direzione giusta e attivarti tempestivamente per la copertura dei fabbisogni di liquidità. Nel mio programma di mentorship, il Di Domenico Financial Club, ho dedicato alcuni appuntamenti pratici a dettagliare come sviluppare il budget di una PMI a partire dalle informazioni disponibili. Puoi scoprirne di più visitando la pagina che trovi in sovraimpressione. Se ti è piaciuto questo video, se hai delle domande specifiche o se vuoi approfondire qualche tema in particolare, scrivimelo nei commenti e cercherò di risponderti nella maniera più completa possibile. E se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti. Se invece vuoi farti aiutare dal mio network professionale per sviluppare delle soluzioni su misura per la tua azienda, il mio team di Business Tutor è pronto ad ascoltarti per capire se possiamo essere la soluzione più adatta alla tua attività. Puoi prenotare una consulenza gratuita e senza impegno per parlare con un esperto di gestione finanziaria aziendale che cercherà di indirizzarti verso la soluzione migliore per te e se lo vorrai ti spiegherà come possiamo lavorare insieme. Vai sulla pagina che trovi in sovraimpressione, scegli il giorno e l'ora che preferisci e segnati l'appuntamento in agenda. Il tuo tutor personale ti contatterà per confermarti di aver preso in carico la tua richiesta e per fornirti tutte le indicazioni indispensabili a farti ottenere il massimo beneficio possibile dalla consulenza. Ciao!